lo scenario magico per la Notte senza ombre 2018, artisti di strada, chiese aperte, tante attrattive. Sì, è indubbio che questa sera stiamo vivendo una notte magica. Abbiamo avuto la possibilità di assistere al corteo storico, ha percorso le vie del nostro paese e sicuramente è stato un momento per rievocare un importante evento storico, culturale e religioso. Contestualmente è stata data la possibilità a noi tutti di ricordare e di onorare la nostra patrona, vale a dire Santa Margherita, e quindi esaltarne il suo estremo coraggio e la sua immensa fede. È stata veramente tanto che l'ha portata a subire un martirio. E allora cosa dire? Io sono contento, l'amministrazione è contenta, devo fare i complimenti a chi ha avuto l'idea di organizzare questo corteo storico, perché è una novità per il nostro paese. Viviamo un momento particolare per la nostra comunità. La festa patronale è sempre un momento importante di unione per una comunità. Ci sono tanti eventi religiosi, tanti eventi civili. E domani ci sarà la processione. Devo ricordare, domenica prossima 22, questa è una novità, vi sarà la prima cena dei messaggi, che si terrà presso la piazza Umberto I, che si trasformerà in un ristorante sotto le stelle. Allora invito tutti i cittadini a partecipare a questi momenti religiosi e civili di grande aggregazione per la nostra comunità. Ricordo ancora che in queste serate saranno aperte le nostre chiese, saranno aperti i nostri bellissimi musei. E allora ci sarà anche questa occasione di ammirare le nostre bellezze, la nostra particolarità e di esaltarne appunto l'aspetto culturale e artistico. Un evento organizzato dall'amministrazione comunale in collaborazione con il Comitato Festa Santa Margherita, gli uffici comunali e molte altre associazioni. Sì, diciamo che questo evento, in particolare Santa Margherita, qualche anno fa andava un po' perdendosi, no? Poi grazie all'impegno di tanti volontari, mi preme ricordare Santino Vacca, Angelo Ruggero, è stata rivalorizzata un po' la festa di Santa Margherita e unita alla Notte senza ombre, quindi c'è un connubio importante tra l'istituzione, l'amministrazione comunale e il comitato, oltre a tante altre associazioni, Pro Loco, gli uffici comunali, come dicevi tu, hanno dato una grossa mano. E la Notte senza ombre, l'obiettivo di questa edizione è quella di valorizzare gli attrattori culturali. E infatti a Latiano stiamo cercando di spingere molto su il percorso turistico che parte dalle due chiese del Santissimo Rosario e Piazza Sant'Antonio per arrivare al Polo Museale, passando per il Museo Ribezzi Pietrosillo, la Chiesa Madre, il Palazzo Imperiali, la Casa del Beato Bartolo Longo, che è stata acquisita da poco grazie a un'altra associazione e al patrimonio comunale, la Torre del Solise e infine il Polo Museale inaugurato di recente. Quindi l'obiettivo è soprattutto questo, quello di questa edizione. Ovviamente questo percorso, come in tutte le altre edizioni, viene arricchito e valorizzato dagli artisti di strada. Quest'anno abbiamo in piazza Gecchi il Manipolatore, che è un nome per quanto riguarda gli artisti di strada, ma c'è anche il Trapezio in via Roma. E abbiamo allestito il mercato agroalimentare su via Santa Margherita, per cui una edizione riuscitissima. C'è la possibilità di visitare anche il campanile della Chiesa Madre, un'edizione riuscitissima grazie appunto all'importante sinergia che c'è tra la società civile e l'amministrazione comunale.
Mi preme ringraziare inoltre il Presidente del Consiglio Comunale, il Dottor Gabriele Argentieri. Infatti quello del percorso turistico è un vecchio ballino che noi portiamo avanti da vario tempo, e il Sindaco Maiorano che è sempre dà la giusta spinta perché queste iniziative vengano ad essere realizzate nel migliore dei modi. Nella bacchetta più grande del mago, siete pronti signori per vedere la mia super incredibile spazzolina? Vi amate? Capisci gli italiani? Sì. Le ascelle ti davi tu, che schifo!